Bene, signori, buon pomeriggio e benvenuti all'interno di questo nuovissimo modulo dedicato alla creazione di un sito web con Shopify. Oggi vedremo come utilizzare una piattaforma chiamata Canva per creare le grafiche ed i contenuti da inserire all'interno del nostro sito web. Quindi vediamo subito come poterlo utilizzare non solo per la creazione di un sito web, ma anche per i nostri canali social come Instagram e Facebook. E per poter creare grafiche di qualsiasi tipo e lavorare magari anche come freelancer. Canva è una piattaforma che ormai utilizzano in tantissimi per qualsiasi tipo di lavoro o di grafica, perché è una piattaforma molto semplice ed intuitiva, quindi dà la possibilità davvero a tutti di poterci lavorare e di fare lavori magari per le aziende, per gli influencer. Quindi io vi consiglio di utilizzarla anche se non costruite siti web. E di dare un occhio perché potrebbe risultare molto interessante. Comunque, apriamo subito la nostra piattaforma. Quindi, questo è il nostro sito da cui ci siamo lasciati l'ultima volta. La piattaforma in questione è Canva. Canva ha due tipi di abbonamento, quindi l'abbonamento Basic che costa 0 euro al mese perché in effetti è gratuito e l'abbonamento Premium che costa intorno ai 15 euro se non erro. Mensili. In ogni caso, io in questo momento ho attivo l'abbonamento premium, ma utilizzeremo tutte le opzioni di un abbonamento basic, quindi tutto ciò che vedrete all'interno di questa lezione potrete tranquillamente replicarlo anche con un abbonamento gratuito. Allora, tornando al nostro sito web, andiamo a vedere dove ci eravamo lasciati, quindi apriamo il nostro Join Pages. Perfetto, andando sulla home page. Andiamo a dare un occhio per capire dove ci eravamo lasciati l'ultima volta. Bene, questa è la nostra home page, quindi abbiamo il nostro menu dove abbiamo integrato le pagine, l'home page principale, immagini, call to action e descrizioni. Oggi andremo a creare tutto ciò che ci serve a livello di grafica da integrare all'interno. Quindi creeremo questa prima immagine principale, poi creeremo anche queste altre immagini. E tutte le altre che ci serviranno. Bene, iniziamo subito. Prendendo come riferimento sempre Lux Mask, creeremo un'immagine di questo tipo, quindi un'immagine principale da inserire subito sulla home, in modo tale che i nostri clienti, non appena entreranno sulla home page del nostro sito, vedranno un'immagine d'impatto solida e scatterà l'acquisto impulsivo. Bene, tornando su Canva, prendiamo le immagini come vi avevo consigliato nelle scorse lezioni, quindi scaricate tutte le immagini che vi dà a disposizione AliExpress o comunque potete trovarle anche da Amazon o dove meglio crediate. Poi andiamo a creare un nuovo progetto e gli diamo delle dimensioni personalizzate. Quindi facciamo un resoconto generale di cosa è Canva. Canva è una piattaforma che ci dà tantissime possibilità, quindi ci dà la possibilità di creare post Instagram, come vediamo qui nella prima pagina, presentazioni, poster, social animati, video, logo, comunque anche prodotti digitali di qualsiasi tipo come template, calendari, oppure magari se vogliamo creare un piano editoriale, per piano editoriale intendo un piano con i post di una settimana, un mese o 365 giorni da pubblicare costantemente all'interno dei nostri canali social. Quindi possiamo tranquillamente farlo. Andando su Crea un nuovo progetto, vediamo una serie di progetti che possiamo creare con Canva. Quindi ce ne sono tantissimi, davvero tanti, miniature YouTube, copertina di un libro, possiamo anche creare degli ebook, che sono libri digitali da inserire sui nostri siti web. Un menu per il nostro ristorante, un certificato, tantissimi, tantissimi progetti che vedete all'interno dei social o comunque sul web sono stati realizzati con Canva. In questo caso a noi serve creare l'home page, questa qui, perciò andremo a creare un'immagine con dimensioni personalizzate. L'immagine principale deve avere una dimensione di 1920x1080. Perfetto, creiamo un nuovo progetto e atterreremo su questa pagina. Quindi sulla barra laterale sinistra vediamo i vari modelli da poter inserire, quindi se abbiamo bisogno
Semplicemente di cambiare un'immagine, ci piace un modello che ci mette a disposizione Canva, possiamo farlo da questa schermata. Possiamo caricarne uno. Noi in questo caso lo andremo a creare interamente, quindi non prenderò in considerazione un modello già esistente, ma potrete tranquillamente inserirne uno e cambiargli l'immagine. Quindi ora lo eliminiamo. Ad esempio, volessimo creare un'immagine di questo tipo, possiamo semplicemente aprircelo e andare a sostituire l'immagine di sfondo, come in questo caso. Tasto destro, sostituisci sfondo ed ecco che il nostro progetto è pronto. Possiamo cambiare i titoli, sottotitoli. È molto fluido ed intuitivo come progetto. Ora elimineremo tutto. Ci creiamo una nuova pagina e questa la eliminiamo. Qui abbiamo i vari elementi, quindi per elementi abbiamo tante forme, cornici, adesivi. In base al progetto che vogliamo fare abbiamo anche delle griglie per creare un college, gradienti. Possiamo selezionarli dalla barra strumenti o elementi. Qui abbiamo i testi, quindi possiamo prendere un testo preimpostato, uno di questi, oppure aggiungere un testo noi stessi. E cambiare il font in questo modo. Abbiamo tantissimi font a disposizione. Quelli che vedete contrassegnati con la coroncina sono dei font premium, quindi si possono utilizzare solo nel caso in cui attiviamo l'abbonamento premium. Mentre quelli privi di coroncina possiamo tranquillamente utilizzarli anche con un piano basic. Oltre ai testi abbiamo gli stili, quindi possiamo preimpostare una tabella colori da utilizzare frequentemente, quindi se è un progetto molto lungo e che ha bisogno di colori preimpostati, possiamo creare la nostra tabella colori. Abbiamo gli audio gratuiti da inserire magari in un breve video di presentazione. I video sono piccoli video, come in questo caso. Imposta video come sfondo. Andiamo play. È un breve video. Possiamo inserirgli sopra un testo, in questo modo. Ed ecco che abbiamo creato il nostro piccolo video per i social. Bene, torniamo a noi, creiamo la nostra immagine per il sito web. Quindi in questo caso vado su caricamenti per prendere i contenuti del prodotto in questione. Io ho scelto come contenuti immagini molto scure in modo tale che si possano mimetizzare tranquillamente all'interno del mio sito, perché se torniamo sul sito vediamo sulla home page, eccola qui, che è un sito molto scuro, quindi un background nero. Per adattarci perfettamente alla nostra immagine dobbiamo scegliere obbligatoriamente un'immagine scura. Possiamo andare su foto, cercare una foto come in questo caso ad esempio Marte. Da una serie di immagini di questo tipo, ce ne sono davvero tante, quindi basterà semplicemente scrivere l'immagine che più ci interessa. In questo caso io l'ho già selezionata. O altrimenti possiamo andare su carica contenuti multimediali e caricare un contenuto dal nostro PC. Benissimo, quindi andiamo a costruire adesso la nostra immagine. Io ho selezionato come immagine di background di sfondo questa qui. Tasto destro, imposta immagine come sfondo, doppio clic e la ridimensiono. Selezioniamo quest'altra immagine che è molto carina e l'ho presa da AliExpress. L'allineo, capovolgi, la posizioniamo dove meglio crediamo, ingrandiamo. Perfetto, e la portiamo indietro. Ora, qui vediamo un netto stacco, quindi cosa faccio? Ci clicco su, vado su trasparenza e la rendo trasparente in modo tale da farla diventare un tutt'uno con la nostra immagine. Perfetto. Per coprire questa linea divisoria, vado su elementi. Clicco su square, ovvero quadrato, perché Canva ragiona in inglese. Seleziono il mio quadrato,
lo ingrandisco di misura. Seleziono il colore nero e lo rendo trasparente fino a farlo diventare uguale al colore dell'immagine. Perfetto. Bene, dopo aver fatto ciò, vado su testo, scelgo il testo preimpostato, in questo caso io scelgo un testo con effetto neon, come questo, e scrivo Mask Force. Vado su dimensioni, lo porto a 200, potete comunque giocarci sulle dimensioni del testo, lo porto qui di lato. Clicco su un altro testo, come ad esempio questo, lo porto in basso e gli scrivo shop online. Cancello questa parte superiore, lo rimpicciolisco in questo modo e lo allineo lateralmente. Benissimo, dopo aver creato la nostra immagine in questo modo, clicco su scarica, PNG. Ovvero immagini ad alta qualità, abbiamo diversi formati come ad esempio PDF, questo serve quando volete creare il vostro ebook, ad esempio, stampa, SVG, video MP4, in questo caso quello che ci interessa è PNG. Sfondo trasparente non lo selezioniamo perché non abbiamo bisogno di sfondi trasparenti. Clicco su scarica ed ecco che la mia immagine viene scaricata. Benissimo, torno sul mio sito Genpages, clicco su Banner Hero. Benissimo, e vado a sostituire la mia immagine in questo modo. Ecco che l'immagine è stata impostata sulla nostra home page. Perfetto, clicco su Pubblica. E su preview. Benissimo. Ora il nostro sito inizia a prendere forma. Abbiamo l'immagine principale, che è molto carina tra l'altro perché comunque si adatta molto bene. Adesso dobbiamo andare a creare le nostre immagini secondarie, ovvero le immagini del prodotto. Per far ciò torniamo su Canva, sulla home page di Canva, di nuovo dimensioni personalizzate qui in basso. E questa volta come dimensioni personalizzate prenderemo 1315 x 1103, che sono le dimensioni perfette per creare le nostre immagini. Clicco su Crea nuovo progetto e anche qui andrò ad inserire le immagini del mio prodotto. Per far ciò vi avevo detto di scaricarle sul computer, quindi andiamo su Caricamento, Carica contenuti multimediali. Da dispositivo andiamo su Immagini Mask, quindi la nostra cartella con tutte le immagini, e prendiamo l'immagine che vogliamo inserire. In questo caso andrò a inserire queste immagini scure che sono molto molto carine. Ad esempio questa qui. Clicco su Apri, me la porterà qui, ci basterà cliccarci su. Tasto destro, imposta immagine come sfondo e salvare la nostra immagine. Scarica, scarica. Benissimo, dopo averla scaricata torno su Genpages, vado in basso e la vado a sostituire. Quindi clicco su immagine, la carico. Ed ecco che la nostra immagine è stata sostituita. Faccio la stessa cosa anche per questa. Quindi elimino questa. Elimina. Ne carico un'altra.
come in questo caso questa qui, apri, tasto destro, imposto immagine come sfondo, benissimo, scarica, scarica. Perfetto, torno su Genpages, sostituisco anche questa. Download. Apri. E anche questa immagine è stata sostituita. Perfetto, adesso la nostra home page è pronta. Ci basterà semplicemente cambiare titolo e descrizione. Pubblichiamo e l'andiamo a vedere. Clicco sull'occhiolino e questa è la nostra home page, quindi immagine principale, come in questo caso Looks Mask. Scendo giù, prima immagine con titolo e descrizione call to action e seconda immagine con titolo, descrizione e call to action. Benissimo, vediamo adesso come creare il nostro logo, quindi torno su Canva, vado su Crea un progetto. Clicco sul logo con dimensione 500x500 e andremo a creare il nostro logo per il sito web. Quindi qua sulla barra laterale sinistra abbiamo già diversi loghi preimpostati da poter scegliere, ma io ve lo sconsiglio perché moltissimi come noi prendono in esame questi loghi, li inseriscono nei siti e quindi sono loghi già visti. In questo caso vi consiglio di andare su elementi, cercare un elemento come in questo caso mask. Prendere l'immagine di una maschera, ma non mi piacciono sinceramente, come in questo caso andare a modellarla, quindi attraverso delle linee. In questo modo. Potete comunque giocarci. Ora io invece ho preso in considerazione questa maschera che è molto minimalista e mi piace davvero tanto, quindi la inserisco, l'ho trovata su elementi, la inserisco, clicco su scarica, sfondo trasparente, scarica, anche i colori vi ricordo che devono essere, devono rispettare i parametri del nostro sito in modo tale da avere colori unici in tutto il nostro sito web. Torno sulla home di Shopify, vado su negozi online, personalizza, header, logo e seleziono il logo che ho appena creato. Eccoci qua, e ora qui ci comparirà il nostro nuovissimo logo. Perfetto. Bene, qualora aveste questo tipo di problema, ovvero che il logo non è stato scontornato, tornate su Canva, dove abbiamo creato il nostro logo. Potete cliccarci su effetti, andate su background remove e ci scontornerà il nostro logo. Se non avete Canva Pro, adesso vi dico come potrete fare. Perché background remove è dedicato solo a chi ha Canva Pro, ma non preoccupatevi perché c'è una soluzione anche a questo, quindi aprite su una pagina remove background remove.bg, selezionate la vostra immagine, in questo caso immagine del logo, e in un attimo verrà scontornata. Cliccate su download, tornate sul sito web, carichiamo la nostra foto. Ed ecco che il nostro logo è scontornato. Clicchiamo su Seleziona e andiamo a rimpicciolirlo in modo tale che si adatti perfettamente con il nostro sito. Perfetto. A me così piace molto. Forse un po' più piccolo. Così piace molto. Clicco su Salva e il mio sito a livello di grafica
inizi a prendere forma. Bene, ragazzi, questa era la lezione dedicata alla creazione delle grafiche con Canva. Nella prossima lezione vedremo come acquistare il dominio, ovvero il nome con cui ci troveranno all'interno dei motori di ricerca, e come iniziare a creare un vero e proprio personal brand.